di che cosa ha bisogno un investitore immobiliare, quali sono i professionisti dei quali deve circondarsi, quali sono le persone che staranno attorno a questa figura dell'investitore immobiliare e che saranno la sua squadra, e soprattutto quanto tempo ci vorrà per avere tutte queste persone. Provate a pensarci, quanto potete voi andare avanti da soli, quanto potete fare da soli e quante competenze vi servono per poter fare una cosa di questo tipo. Provate a immaginare se per esempio dovete fare un'asta e non sapete una determinata cosa, oppure un saldo e stralcio, non sapete fare una determinata cosa e vi dovete mettere magari a studiare diritto immobiliare. E quindi magari un avvocato ci ha messo non so quanti anni per diventare bravo a fare quella cosa. Provate a immaginare che cosa succede se vi dovete mettere voi a fare per esempio l'home staging in ogni appartamento, se dovete magari imparare l'arte di un architetto, quindi come fare queste cose. Quindi diventa sicuramente un problema. Ecco perché dovete avere dei professionisti insieme a voi. Quali sono questi professionisti? Vi servirà sicuramente in assoluto, e questa figura non so perché molti la considerano un costo, non è che non sia un costo, però effettivamente vi può portare a livelli esponenziali. E l'agenzia immobiliare, un agente immobiliare vi può portare delle operazioni, vi può segnalare delle operazioni e quindi è un ottimo partner che sicuramente va cercato fin da subito. Dopo l'agente immobiliare vi servirà sicuramente anche l'impresa edile, vi servirà sicuramente anche l'artigiano. Qual è la differenza tra queste due figure? Che l'impresa di solito lavora su cose un filino più grandi, mentre l'artigiano magari vi fa soltanto quella cosa lì. Quindi magari l'artigiano vi fa, che ne so, una, vi mette le piastrelle, piuttosto che fa soltanto l'imbiancatura, piuttosto che fa da idraulico, cose di questo tipo. Quindi impresa e artigiano, che poi vanno gestiti e ovviamente dovranno fare dei progetti eccetera da un geometra, da un architetto. Probabilmente dopo vi servirà anche un ingegnere che vi fa tutte le cose che vi serviranno. Nel momento in cui avrete dei problemi, delle cose da risolvere, dei contratti da fare e tante altre cose, o per tutelarvi, sicuramente vi servirà un avvocato esperto in diritto immobiliare. Quindi anche questa figura vi servirà, non dico subito, ma quasi. Dipende poi anche in quale modo voi partite, perché se partite magari faccio un esempio, i miei corsi, chiaramente ci sono già i contratti che io utilizzo, i contratti che ho sviluppato negli anni, i contratti che ovviamente sono stati creati dalla mia squadra, e quindi ovviamente avete già quelle cose lì. Se invece voi partite da soli, dovete creare anche questi contratti, che costano tra l'altro un pacco di soldi, perché ovviamente vanno fatti su misura per un investitore immobiliare. Quindi vi servirà sicuramente anche un commercialista, vi servirà un fiscalista che vi dirà anche come andare a risparmiare sulle imposte, che tipo di società creare, come farlo, come risparmiare su determinate cose, come scaricare determinate cose, perché dovete fare così piuttosto che in un altro modo. Vi servirà sicuramente un notaio. Il notaio, ragazzi, deve essere vostro, non può essere il notaio dalla controparte. Perché? Perché voi avete bisogno di fare delle operazioni sicuramente che sono complesse. Pensate per esempio appunto a un saldo e stralcio, pensate per esempio a un'operazione magari dove c'è un fallimento, pensate magari a un'operazione dove c'è una donazione, pensate magari a un'operazione in cessione di compromesso, dove io per esempio dico tante volte che viene sempre definita cessione di compromesso, ma gli investitori veri facciamo la maggior parte delle volte delle cose che sono simili, ma non sono la cessione di compromesso, sono altre cose. E quindi avete bisogno anche del notaio. Io molto spesso, quando devo mettere in piedi delle operazioni, mi ricordo la prima volta che ho dovuto fare le permute, non sapevo come cazzo fare. Sì, va bene, io prendo un pezzettino dell'immobile e l'altro pezzo lo lascio al proprietario e poi devo fare la ristrutturazione. Ho capito, ma dal punto di vista legale, fiscale, eccetera, come faccio? Come mi tutelo? E cosa ho fatto? Preso avvocato, commercialista, notaio, tutti e tre insieme. Mi fate per favore la cortesia di capire come può funzionare questa roba qua? Pagate professionisti e vi fanno questa cosa qui. Quindi questa roba qua è fondamentale. Dopo dovete sicuramente presentare bene il vostro appartamento, quindi avrete bisogno molto probabilmente di una persona che vi fa il rendering, avrete bisogno di una persona che probabilmente vi fa l'home staging, avete bisogno di una persona che vi presenta nel migliore dei modi il vostro appartamento. Quindi come vedete in realtà ci sono
molte figure che dovete conoscere, e il mio consiglio sicuramente è quello di prendere delle persone che sono molto smart, delle persone giovani che vogliono darsi da fare, che vogliono crescere, perché ad esempio porterete molto spesso in giro l'architetto. Perché? Perché l'architetto deve vedere, deve valutare se l'operazione sta in piedi. Vi faccio un esempio: io posso mettere un vincolo su un'operazione con cambio di destinazione d'uso, posso mettere un vincolo su un'operazione con frazionamento, ma poi dopo deve uscire per forza il mio architetto e dirmi sì, ci sta, la possiamo fare, deve presentare la pratica, mi deve fare il progettino per capire se quella cosa lì sta in piedi. Quindi, come vedete, la squadra va creata un po' alla volta, dovete contattare un po' di persone. All'inizio probabilmente non vi troverete fin da subito bene con tutti, perché capita, cioè magari uno lavora in un modo però poi dopo magari non vi trovate, magari può anche cambiare nel tempo il discorso della squadra. Io ad esempio ho due architetti e un geometra. Perché? Perché non mi bastava una figura sola, non perché non mi trovavo bene, non mi bastava una figura, avevo bisogno di più figure. Perché? Perché dovevo fare molte operazioni, e quindi questa cosa mi porta nel tempo, la stessa cosa vale anche per il notaio, non ho un notaio solo, mi porta nel tempo ad avere più professionisti che collaborano con me, ed è l'unico modo sicuramente che avete per andare a salire. Se ti è piaciuto questo video, puoi fare ditino in su e dare mi piace. Puoi commentare, così mi dici anche che cosa ne pensi, eccetera. Ti posso anche magari rispondere in un altro video. Puoi anche, se ti fa piacere, condividere questo video con altre persone. Quello che ti consiglio è di iscriverti al mio canale e di attivare anche la campanella, in maniera tale che ti arrivano poi le notifiche. Se vuoi ricevere inoltre tre delle strategie che mi hanno permesso di diventare libero finanziariamente in poco più di 2 anni, trovi il link in descrizione.